Benvenuti pinguini in questo ultimo video di 7 linguaggi in 7 ore. Allora, prima di iniziare con Python, perché questo, come potete ben vedere, il video di oggi. Perché io con Python mi ci trovo molto bene. Non vuol dire che gli altri siano stati fatti male, almeno fatemelo sapere nei commenti se pensate se siano stati fatti bene o male. Nei commenti finora ho avuto un riscontro molto positivo e di questo sono molto contento. E sono anche felice che voi ve ne state guardando. Tuttavia, prima di iniziare con Python, vi volevo rendere partecipe di alcuni, diciamo, problemi logistici che ci sono stati. Come avete ben visto, il video in cui parlo di JavaScript e anche PHP è uscito molto in ritardo rispetto agli altri. Questo è stato per due motivi principali. Settimana scorsa sono stato preso dal lavoro in maniera che non avrei previsto. Sono stato proprio sommerso da roba di lavoro. E inoltre ho dovuto fare anche un viaggio di lavoro. E infatti sono ancora sconvolto dai 500 km di macchina che ho fatto ieri. Perché questo video lo sto registrando molto prima di quando poi esca, ovviamente. 500 km che non ho fatto una volta, ho fatto due volte. Prima l'andata e poi al ritorno. A me piace guidare, però comunque è molto stancante. Oltre ai problemi di lavoro, ci sono anche i disagi col mio computer. Anche se forse ho scoperto la ricetta quasi perfetta per non far crashare né Adobe Premiere e neanche il mio computer, perché nel renderizzare il video di JavaScript e PHP capitava anche la schermata blu. Ma forse ci sto riuscendo, infatti in questo momento sta renderizzando quel video che a breve vedrete. Detto ciò, dobbiamo parlare di Python. Lo scopo per cui è stato ideato nasce dall'esigenza di creare un linguaggio di programmazione che sia in effetti più facile da imparare rispetto a tutti quelli che abbiamo visto sinora. Perché non so se voi l'avete notato, tutti i linguaggi di programmazione che abbiamo visto sinora, sì, hanno delle modifiche, hanno delle caratteristiche, hanno delle proprietà particolari, alcuni implementano una cosa, gli altri non la implementano, però alla fine molte delle cose sono condivise. Infatti io ho fatto tutta una sorta di insegnamento incrementale. Ecco perché su molti linguaggi di programmazione tipo JavaScript sono riuscito ad andare molto veloce. Perché molte cose che caratterizzavano JavaScript o PHP le avevamo viste in altri video. Tutti i linguaggi visti sinora avevano una sintassi molto simile. Infatti tutti questi linguaggi in qualche modo vengono chiamati C-like. Non è che assomigliano a C, hanno delle differenze sostanziali molto profonde. Perché alcuni sono compilati, altri sono interpretati, altri stanno nella terra di mezzo. Tuttavia, la loro sintassi è molto simile a quella di C. Come avete ben visto, C ha influenzato una svagonata di linguaggi di programmazione, ma non Python. O meglio, sì, ha influenzato, ma non per quanto riguarda la sintassi. E quindi iniziamo con Python perché la prossima ora sarà molto intensa. Ma prima di cominciare vi voglio ricordare come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per non perdervi gli altri video che porto su questo canale, perché dopo questo video, pinguini, si inizia con la programmazione ordinaria. E quindi abbiamo uno sbotto di cui parlare, la prossima ora sarà intensa e quindi sigla. Quindi la prima cosa di cui dobbiamo parlare di Python è che è una cosa di cui non ho parlato negli altri linguaggi di programmazione perché l'ho data per scontata, è appunto la sintassi. Python non usa parentesi graffe. Python non utilizza molte delle cose dal punto di vista sintattico che abbiamo visto sinora. Sì, ci sono le espressioni, ci sono le funzioni, ci stanno le classi. Tuttavia, diciamo, non c'è un blocco di istruzione che viene delimitato da due parentesi graffe. Un blocco di istruzione si identifica mediante una indentazione. Infatti, per programmare in Python spesso si consiglia di utilizzare un editor che sia costante con l'indentazione, perché se abbiamo un blocco di istruzioni con 4 caratteri di indentazione e un altro blocco con 3 caratteri di indentazione, Python dà un errore. Cercate di essere costanti. Infatti può capitare che se si cambia editor e si utilizza un numero diverso di spazi per fare l'indentazione, le cose vanno male. A me è successo di scrivere lo stesso codice su più editor e le cose scoppiavano. Quindi questa è la prima cosa principale. I blocchi di istruzioni si fanno mediante l'indentazione. E questo è importante quando si utilizzano le strutture di controllo, ma per adesso lasciamo da parte perché devo parlare dei tipi. Python ha diversi tipi di dado, come vedete qua a schermo.
c'hai gli interi, c'hai i float e anche delle strutture date già all'interno del linguaggio. E come vedete qua a schermo ci abbiamo le stringhe, che già sappiamo cosa sono, ci abbiamo le tuple, anche se in inglese si pronunciano tuple, e poi abbiamo le liste. È vero che abbiamo visto le stringhe, ma preferirei iniziare con quelle. Questo perché le stringhe, come abbiamo visto già in altri linguaggi di programmazione, le utilizziamo anche per scrivere del testo formattando. E il modo con cui Python formatta le stringhe è molto diverso da quello che abbiamo visto sinora. Questo è diverso perché Python ha diversi modi per formattare le stringhe. La cosa si è evoluta da Python 2 a Python 3. Quindi, se non ricordo male, Python implementa qualcosa come 4-5 modi per fare la formattazione delle stringhe, ma io ve ne spiego uno, perché non ho il tempo di spiegarvi altri, che si chiamano F-String. Le F-String si fanno come vedete qua a schermo. Prima di aprire una stringa, si mette come primo carattere la lettera F. F significa che quella è una F-String e quindi viene applicato un processo di formattazione. I placeholder si fanno con le parentesi graffe, in cui possiamo mettere all'interno un'espressione o una variabile. E seguito da questo carattere, che è il due punti, possiamo anche mettere roba su come formattarlo, ma questa cosa nel dettaglio la vediamo poi nel codice. La cosa importante da memorizzare è che quella F significa F-String. Le liste. Cosa sono le liste? Le liste sono dei contenitori di dati di diverso tipo. Si contraddistinguono dagli array che abbiamo visto dal fatto che gli array contengono elementi dello stesso tipo. Invece le liste possono contenere elementi di tipo diverso. Come ho fatto vedere alla mia amica Lucilla, per dichiarare una lista effettivamente dobbiamo ora aprire delle parentesi. Ok, normali, tonde quindi. No! Quadrate. Bravissima! Ah, così. Vedi che già lui ti crea anche quella chiusa. Vedi, è smart. Esatto. Visto che lavoro con Python. Esatto. Quindi, ora, tu puoi mettere quello che cosa vuoi tu. Numeri. Ok. Valori booleani, che noi non abbiamo visto ancora. Booleani. Sì. O stringhe. Mettiamo uno per tipo, un numero, un valore booleano e una stringa. Va bene, e i numeri me li invento, cazzo di cane. Va bene, sì. Allora mettiamo 3 e 14 come sempre. Il punto, no? Sì. Ok. Virgola. Una stringa. Ci va lo spazio? Non necessariamente. Cos'è una stringa? Sai quella cosa che dicevo io, quei doppi apici? Ah, allora aspetta, con i doppi apici. Eccoli. E ci devo scrivere qualsiasi cosa, no? Qualsiasi cosa che sia, sì. Qualunque cosa tu voglia. Boris. Io avevo scritto gli occhi del cuore. E io scrivo Boris. Ora, dopo la stringa, metto un'altra virgola. Un valore booleano. Mettiamo vero. Come si dice vero in inglese? True. Scrivilo. Ah, ok. Cioè, letteralmente così. Ni. Hai fatto un solo errore, me l'ho fatto fare apposta. Ok. Python riconosce true o false con la prima lettera maiuscola. Ah. Quindi. Esatto. Python non ha gli array. O meglio, non ce li ha dal punto di vista del linguaggio. Si possono importare con delle librerie esterne tipo in NumPyArray, ma di default Python non ha gli array, ha le liste. Ora, un'altra caratteristica delle liste che le differenzia dagli array è che sono dinamiche. Questo significa gli array, una volta che noi creavamo un array di, che ne so, 5 elementi, non potevamo metterlo più grande o più piccolo, quello era e quello rimaneva. Se abbiamo l'esigenza di mettere più roba, quello che dobbiamo fare è creare un array più capiente, ricopiare gli elementi precedenti e poi aggiungere quello che volevamo. Questo infatti è quello che fa l'ArrayList di Java. Le ArrayList sono praticamente implementate con degli array che hanno una dimensione comunque standard, che la possiamo anche impostare, ma non è quello il punto. Ha una dimensione che noi non conosciamo. E quando si riempie, Java all'interno fa questo lavoro che vi dico io. Siccome vede che si sta riempiendo, allora ne crea un altro, senza che noi ce ne accorgiamo, copia quello che deve copiare e aggiungi tutti gli elementi che noi vogliamo aggiungere. Tutto questo lo fa in maniera trasparente. Come vi dicevo, senza che noi ce ne accorgiamo, tuttavia, ovviamente, ha un certo overhead. Cioè significa che viene utilizzando del tempo del processore per fare questa operazione. Infatti esiste tutta una serie di strategie per evitare che questo diventi un problema.
Perché vi dico questa cosa? Perché le liste in Python internamente sono implementate in maniera molto simile alle array list di Java. Per quelli di voi che mi hanno scritto nei commenti delle liste linkate o liste doppiamente linkate, quello è materiale per un altro video. Una cosa interessante che si può fare con le liste e che comunque si può fare con tutte le collezioni è lo slicing. Lo slicing è una cosa che non abbiamo visto in nessun altro linguaggio. Con gli array abbiamo visto che possiamo selezionare di volta in volta un solo elemento. Con Python questa cosa viene superata mediante appunto lo slicing. Noi possiamo selezionare più di un elemento. Per esempio, io qua sto selezionando tutti i valori che vanno da 1 a 4, però come vedete sto mettendo 5. Il motivo per cui sto mettendo 5 è che l'estremo destro non è compreso. Questo perché anche Python è zero based, quindi se noi vogliamo prendere gli elementi che vanno da 1 a 4 compreso, dobbiamo scrivere da 1 a 5 separato dai due punti, perché questo significa elemento 1, 2, 3 e 4. Ovviamente io sto partendo da 1 perché sto facendo uno slicing centrale, non voglio partire dall'inizio. Se per esempio vogliamo prendere i primi 5 elementi, possiamo scrivere da 0 a 5 oppure semplicemente 2 punti 5. Se noi non mettiamo l'estremo sinistro, automaticamente Python metterà con 0. Viceversa, se non lo mettiamo l'estremo destro, automaticamente Python assegnerà come se fosse la lunghezza di tutta la lista. Quindi noi possiamo prendere un gruppo di elementi di una lista che sia contiguo, però possiamo anche prendere degli elementi che non siano contigui utilizzando lo step. Lo step è il passo in cui noi vogliamo prendere le robe. Questo cosa significa? Che se io voglio prendere tutti gli elementi pari, o meglio, mi spiego meglio, se noi vogliamo prendere tutti gli elementi di posizione pare, possiamo mettere 0 e come estremo sinistro mettiamo la lunghezza della lista, che possiamo utilizzare la funzione built-in di Python len, quindi mettiamo qua len della lista che abbiamo qua in schermo, due punti il passo. Se voglio prendere gli elementi di posizioni pari, gli dico 2. Se invece voglio prendere tutti gli elementi messi a posizioni dispari, posso mantenere la stessa cosa, semplicemente sostituendo 0 con 1. Perché lo step, per come è implementato all'interno dello slicing di Python, non andrà mai oltre. Ora, se vi ricordate, io vi ho detto, se non mettiamo niente come estremo sinistro, Python metterà 0. Se non mettiamo niente all'estremo destro, Python automaticamente, vi ho detto, assegna alla lunghezza della lista. Volevo prendere, per esempio, in questo caso, tutti gli elementi pari. Possiamo scrivere questa cosa, vedete a schermo. Sembra strano, ma non lo è, pensateci. Io sto semplicemente omettendo 0 e len della lista, perché so che automaticamente Python glielo mette. Un'altra cosa importante per quanto riguarda l'indicizzazione delle liste in Python è che possiamo utilizzare anche indici negativi. Finora noi abbiamo visto che con tutti i linguaggi che sono zero based, gli array possono andare da 0 a n-1. E se voglio prendere l'elemento a posizione -2? Prima di tutto bisogna definire che vuol dire indicizzare gli elementi di una lista in maniera negativa. Significa semplicemente parti dalla fine, ovvero che se io metto -1, io sto prendendo l'ultimo elemento. Se metto -2, prendo il penultimo elemento e così via. E questa è una cosa molto utile perché in molte occasioni noi vogliamo prendere l'ultimo elemento. Molto spesso si fa tipo lunghezza della lista o dell'array -1. Perché farlo nel momento in cui Python ci permette di indicizzare una lista, e non solo le liste, qualunque tipo di collezione, con indici negativi? Ora, cosa sono le tuple? Le tuple sono molto simili alle liste, ma hanno una differenza sostanziale. La differenza sostanziale è che sono immutabili. Una volta creata una tupla, non possiamo più modificarla. E per modificarla significa due cose. Non possiamo né aggiungere o togliere elementi, e ne possiamo cambiare ognuno degli elementi. Quella è e quella resta. E se non vogliamo cambiare una tupla? Bene, ne dobbiamo creare un'altra. Tuttavia, tutto quello che ho detto sulle liste per quanto riguarda l'indicizzazione si applica anche sulle tuple. Tuttavia, non si applica sui dizionari. Ah, vero, poco fa ho dimenticato di dirvi che anche i dizionari sono una struttura dati built-in di Python. Vabbè, i dizionari si differenziano dalle liste dal fatto che l'indicizzazione non è fatta mediante un indice, quindi un numero, che va da 0 fino alla lunghezza della lista -1, ma viene fatto attraverso un oggetto. Molto spesso, il 99% delle volte, questo oggetto è una stringa. Quindi noi possiamo avere un dizionario in cui, anziché di voler prendere
l'ennesimo elemento, vogliamo prendere l'elemento chiamato Pippo. Ora, detto ciò, vi devo spiegare una cosa inerente alla sintassi. Per creare le tuple bisogna utilizzare le parentesi tonde, come vedete qua a schermo. Per creare le liste dobbiamo utilizzare le parentesi quadrate, come vedete qua a schermo. E infine, per creare i dizionari dobbiamo invece utilizzare le parentesi graffe. Ovviamente ogni elemento è una coppia chiave e valore. Ora, per quanto riguarda le strutture di controllo, non c'è molto che devo dire su Python. Gli if sono gli if, i while sono while, ma i for sono diversi da quelli che abbiamo visto sinora. O meglio, dobbiamo fare alcune considerazioni. Vi ricordate che vi ho fatto una capatanda nei video precedenti su i for each? Bene, c'era un motivo semplice. Perché Python implementa il for solo come for each. Sì, la implementa in quella maniera, in cui noi abbiamo un indice che va a incrementare e abbiamo quelle tre istruzioni che vanno messe all'interno del for. Inizializzazione, controllo e incremento. C++ implementa il for sia come lo implementa C, ma anche come for each, la stessa cosa lo fa Java. Invece, abbiamo visto che C# differenzia le due cose. Ci abbiamo il for e il for each. Python, invece, implementa il for sempre e solo come for each. Quindi questo significa che utilizzando questa sintassi for, e qui abbiamo qui la variabile generica che noi vogliamo avere per ogni iterazione in, a seguire dobbiamo mettere una collezione. Poi un blocco di istruzione lo apriamo con i due punti e a sotto, indentato ovviamente, mettiamo quello che vogliamo. Dobbiamo avere una collezione. E se io voglio fare il mio classico ciclo in cui ho un indice che va da 0 fino a n, o n-1, molto spesso n-1. Python ha una funzione built-in che si chiama range. Range semplicemente restituisce una lista che va da 0 a n-1. Se noi mettiamo un range di 10 in questo for e facciamo una print, vedremo che stamperà tutti i numeri da 0 a 9. Perché anche in questo caso, come vi ho detto poco fa sullo slicing, il numero che noi mettiamo come estremo destro è sempre non compreso. Dunque, una cosa interessante che ha Python è che, essendo un linguaggio di programmazione multiparadigma, implementa un bel po' di roba che viene dalla programmazione funzionale. E una delle cose più succulente che prende la programmazione funzionale è quella che si chiama list comprehension. Ora, la list comprehension è una delle cose che mi ha fatto, diciamo, perdere l'essenza per un paio d'ore. Poi, quando ho capito il significato, il motivo per cui esiste, non solo è una cosa carina, ma è una cosa che permette di ridurre uno sbotto le linee di codice. A cosa serve la list comprehension? Data una lista o una collezione, noi possiamo creare una nuova lista in cui per ogni elemento facciamo un'operazione. Se per esempio noi vogliamo fare l'esempio che, data una lista di numeri, eleviamo ogni elemento della lista al quadrato, dovremmo fare una cosa di questo tipo. Cioè, dobbiamo inizializzare una lista vuota in cui ad ogni iterazione appendiamo alla fine il numero elevato alla potenza di 2. Tra l'altro, se notate, sto utilizzando l'operatore star star, ovvero asterisco asterisco, che è l'operatore per fare l'elevamento a potenza. Benissimo, questa cosa la possiamo eliminare e fare in una sola riga di codice. Utilizzando sempre l'operatore per creare delle liste, quindi le parentesi quadrate, la sintassi è la seguente. La prima cosa che mettiamo all'interno della list comprehension è l'operazione che vogliamo eseguire ad ogni elemento di quella lista. Quindi metto qua, per esempio, x star star 2. A seguire mettiamo questa roba qua, for x in, e lì a seguire mettiamo il nome della lista che abbiamo considerato. Questa cosa cosa significa? Prendi ogni elemento di questa collezione e ogni elemento lo assegna alla variabile x e a questa x gli fa fare questa operazione. Sì, lo so, va letta da destra verso sinistra perché questa roba deriva dalla matematica, però l'importante è capirla. E quindi questa cosa comporta? Che il risultato di questa operazione, tutta questa, sarà una lista, perché noi abbiamo iniziato con le parentesi quadrate. Ogni elemento di quella lista sarà generato applicando quell'operazione che noi abbiamo messa là. E questa cosa ci permette di generare una lista a partire da un'altra lista, senza rifare altri blocchi di istruzione, tutto in una riga di codice. Ma la potenza della list comprehension non finisce qua.
Perché? La possiamo utilizzare per filtrare gli elementi. Vi faccio un esempio. Supponete che anziché di elevare al quadrato un elemento, vogliamo calcolare la radice quadrata. La radice quadrata, per i numeri reali, è definita solo per numeri maggiori di 0, quindi per numeri positivi. E quindi io posso creare questa least comprehension che vedete qua, e come vedete, anziché di fare elevato al quadrato, faccio elevato a 0.5, che significa fare l'operazione di radice quadrata. Mantengo tutto il resto uguale, ma qua gli scrivo se x è maggiore o uguale a 0. Se nella mia collezione, lista che io sto utilizzando, avessi dei numeri negativi, questi qua non verranno considerati perché quella condizione sarà falsa. E questa è una figata della Madonna, perché questo non vuol dire che la lista risultante da una list comprehension deve essere uguale a quella di ingresso. Cioè, potrebbe essere anche di una lunghezza diversa, una fattispecie di lunghezza minore, perché dopo for noi possiamo mettere anche una clausola if. Come esiste la list comprehension, esiste anche la dictionary comprehension, che funziona in maniera del tutto analoga, con l'unica differenza che anziché mettere le parentesi quadrate dobbiamo mettere le parentesi graffe, e nello spazio in cui abbiamo l'operazione dobbiamo avere una coppia chiave valore. Come in JavaScript, anche in Python le funzioni sono cittadine di prima classe, quindi possiamo avere funzioni annidate, funzioni che restituiscono funzioni e anche le lambda expression. E in Python le lambda expression sono facili da capire perché si utilizza la parola chiave lambda. Poiché anche in Python le funzioni sono dei tipi, le lambda expression vanno assegnate a una variabile, e per esempio qua sto facendo una lambda expression che, preso un numero, fa l'elevamento al quadrato. Continuiamo ad utilizzare questo esempio, che è carino. E questa variabile adesso è una funzione, o meglio, è una variabile che si dice callable, ovvero che può essere chiamata, perché è una funzione. Ovviamente anche Python implementa tutta quella storia di cui vi ho spiegato in JavaScript sulla closure, e quindi su questa cosa io mi sento la coscienza a posto e possiamo andare avanti. Una cosa che penso è che una buona parte su come programmare in Python la dovremmo spendere sulla programmazione orientata ad oggetti. Allora, la prima cosa che c'è da dire è che, come avevo fatto intuire in altri video, Python implementa l'ereditarietà multipla. Quindi questo significa che possiamo estendere da più classi. E nel caso in cui ci siano delle ambiguità, queste possono essere risolte, ma non voglio entrare nel merito di questa cosa. Ecco, una cosa che Python non ha nella programmazione orientata ad oggetti, e ora so che qualcuno qua storcerà il muso, sono i modificatori di accesso. In Python tutto è pubblico. Questa cosa è una limitazione. Allora, c'è un modo per fare le proprietà private. Quindi esiste un modificatore di accesso? No. Allora, mi spiego meglio. C'è un modo per fare un qualcosa che assomiglia a una proprietà privata o a un metodo privato, però alla fine, ripeto, che tutto è pubblico. Allora, facciamo un passo indietro. Se tutto è pubblico, come faccio a mettere roba che sia privata? Basta mettere, prima del nome, due underscore. Tuttavia, questa proprietà, o questo metodo che inizia con due underscore, è sempre pubblica. Però, se voi vedete qua a schermo, se io provo ad accedere a quella proprietà, a quel metodo, Python mi dà un errore. Quindi, quella proprietà è privata perché non posso più accedere. In realtà no. Python utilizza una cosa che si chiama name mangling. Questo cosa significa? Che semplicemente a quel metodo, internamente, Python gli ha cambiato nome. E lo possiamo pure vedere che nome gli ha dato. C'è una funzione built-in che si chiama dir. Dir semplicemente fa la lista di tutte le proprietà e metodi di un oggetto. E vedete, ha semplicemente chiamato in questa maniera. Infatti, se lo chiamo in quella maniera, quel metodo verrà semplicemente richiamato. In Python, come si fanno i costruttori? Benissimo, in Python il costruttore si fa utilizzando uno dei milioni, no, non sono milioni, dei tantissimi metodi speciali, che si chiamano anche dun, non so come si pronuncia, che questa parola significa semplicemente double underscore. Perché semplicemente i metodi speciali, o i metodi magici, chiamateli come volete, iniziano e finiscono con due underscore. E infatti il costruttore si chiama underscore underscore init underscore underscore. Per quanto riguarda i metodi speciali, non mi fate dire le parole underscore underscore. Dico solo che questo metodo è speciale, quindi voi già sapete che il suo nome inizia con due underscore e finisce con due underscore. I metodi speciali in Python sono una miriade e servono anche per implementare indexer,
operator overloading, qualunque cosa che noi vogliamo la troviamo nei metodi speciali. E quindi qui c'è una lista, la maggior parte di voi non li utilizzerà mai tutti, come non li ho mai utilizzati tutti, però vedremo quelli che ho utilizzato nel codice. Vi ricordate che negli altri linguaggi di programmazione avevamo che ogni metodo aveva this? Bene, però noi nei metodi non mettevamo il primo parametro chiamato this, che semplicemente è alla fine implementato come un puntatore all'oggetto stesso. In Python questa cosa va invece esplicitata. Il primo parametro di ogni metodo, incluso il costruttore, deve essere self. Però quella è una variabile come un'altra. E quindi la possiamo chiamare anche Pippo e Paperino. La convenzione di Python vuole che si chiama self. Ma io, o che la posso chiamare Pippo e Paperino, continuo a chiamarla this. Però va messo sempre e comunque come primo argomento di ogni metodo. E quindi, se il nostro costruttore prende due parametri, in realtà sono tre. Perché abbiamo il this, o il self, o il paperino. Quello che volete voi. Ora, una cosa importante e degna di nota di Python sono le funzioni, o meglio, i parametri delle funzioni. Vi ricordate come in PHP vi dicevo che i parametri delle funzioni possono avere dei valori di default? Bene, questo lo implementa anche Python. E lo si fa in questa maniera che vedete qua a schermo. Tuttavia, una caratteristica che ha Python è la seguente. Se noi abbiamo questa funzione che ha questi parametri, noi possiamo decidere di non darli nell'ordine in cui è scritto. Finora non abbiamo visto che quello che abbiamo definito in altri linguaggi il prototipo di una funzione, ovvero il tipo e l'ordine dei parametri, abbiamo visto come una cosa rigida. Python vuole rompere questa cosa. E il modo che si usa per rompere questa rigidità è che se noi gli passiamo i valori come abbiamo fatto in maniera classica, parametro attuale corrisponderà al parametro formale della posizione corrispondente. Tuttavia, se utilizziamo quello che si chiamano le keyword, ovvero scriviamo nome del parametro uguale al valore del parametro attuale che vogliamo passare, benissimo, noi possiamo cambiare l'ordine perché stiamo dicendo assegna a questo parametro questo valore. Questi si chiamano keyword parameter. Però Python ha una restrizione. Immaginiamo che noi abbiamo una funzione che ha 10 parametri. Magari noi vogliamo passare i primi due in maniera posizionale e gli altri utilizzando le keyword. Benissimo, lo possiamo fare. I parametri utilizzando le keyword vanno sempre seguiti da quelli posizionati. Cioè non possiamo avere keyword e poi posizionali. No, dobbiamo avere posizionali e poi keyword. Così Python non si confonde. In virtù del fatto che i parametri default permettono di non passare un determinato parametro, Python, come PHP, non implementa l'overloading. Implementa l'overriding per le classi, ma non c'è un overloading. Perché se vogliamo avere una funzione che ha diversi parametri, lo possiamo fare tutto in uno e quindi mettiamo i parametri che sono, tra virgolette, opzionali, settati, che ne so, a nonno. Perché non in Python corrisponde all'undefined di JavaScript o al null di C Sharp. Non è scritto con la N maiuscola, quindi non sbagliate perché Python poi smarmella. Anche Python, come PHP e JavaScript, e come la maggior parte, se non tutti, i linguaggi di programmazione interpretati, non dobbiamo stabilire il tipo di ogni variabile. Tuttavia, Python, come PHP, ha quello che si chiama type hint. Cosa significa? Noi possiamo dire a un metodo o a una funzione quale tipo ogni parametro ha. E possiamo anche stabilire, mettendo questa freccetta, il tipo di ritorno di un metodo o di una funzione. Tuttavia, questo si chiama type hint. Hint significa suggerimento sul tipo. A differenza di PHP, che lo imponeva, il type hint è semplicemente una cosa più che altro per il programmatore. Non a livello di linguaggio. Perché essendo un hint, noi comunque possiamo passare quello che vogliamo. E ve lo faccio vedere a schermo. Benissimo, pinguini. Questo è tutto quello che c'era da sapere su Python. E quindi, andiamo a vedere il codice. Il codice che ho fatto per Python, per quanto riguarda il bowling, l'ho completamente rivoluzionato. Il motivo di questa cosa è perché, per gli altri, ho praticamente copia e incollato da C in tutti gli altri linguaggi di programmazione, facendo le opportune modifiche. In Python questa cosa non la potevo fare, perché la sintassi del linguaggio è molto diversa. Quindi l'ho reimplementato da capo, l'ho reso più semplice e focalizzato allo scopo. Per gli altri linguaggi io ho dovuto fare delle cose più complicate per il semplice motivo che vi volevo mostrare tutto quello che abbiamo spiegato durante una sessione di
spiegazione per poi passare al codice. In Python invece ho ridotto tutto all'osso per mostrarvi come si poteva fare lo stesso codice in maniera ottimizzata anche negli altri linguaggi e non solo in Python. Quindi questo mi ha permesso non solo di reimplementarlo e farlo più bello e ottimizzato, che tra l'altro, vi ripeto, è una cosa che volevo sempre fare, però come facevo a spiegarvi in un codice quello che avevo spiegato? Dovevo smarmellare. E quindi adesso andiamo a vedere cosa ho fatto. Benissimo pinguini, questo è il codice Python, non sono tantissime righe di codice, sono un 100, quasi 170 compreso gli spazi, e adesso andiamo a vedere quasi riga per riga quello che succede. Dico quasi perché molte delle cose le abbiamo già viste, ma non tutto, perché come vi dicevo tutto questo codice è stato rifatto da zero. Allora, iniziamo dalla fine. Abbiamo qua la stringa che mostra la mia partita, poi qui creiamo un'istanza dell'oggetto game in cui passo la mia partita e qui metto sempre il mio nome, e poi non faccio altro che print Valerio, che è, come dicevo, un oggetto di tipo game. Quindi qua non vi devo dire cosa sta succedendo, perché anche in Python c'è l'equivalente del metodo toString. Allora, prima di procedere con la classe game, andiamo in cima al nostro file, andiamo a vedere cosa ho cambiato. Dunque, qui ho una variabile che, avendo qua una lambda expression, sappiamo che è alla fin fine una funzione. Questa lambda expression prende due parametri e questa è l'operazione che esegue. Una cosa che non vedete della lambda expression di Python sono due cose. Ogni lambda expression può essere di una sola riga e il valore di questa espressione deve sempre ritornare qualcosa. Se non ritorna qualcosa sarà semplicemente un non. Però diciamo, qui è come se ci fosse implicitamente una return. Questa funzione mi servirà dopo, mi dice se quello che io ho è un tiro permesso. Un tiro permesso significa che, poi vi farò vedere che avrò delle liste, che in alcuni casi io permetto certi simboli, tipo lo strike, e in altri casi ci sono altri simboli che permetto, tipo lo spare. Non posso avere uno spare prima di uno strike, per esempio. Quindi qui passo la lista dei simboli permessi e il carattere del tiro corrente, che poi vediamo che anche in questo caso faccio il parse carattere per carattere della partita che poi gli passo, giusto? Semplicemente il controllo che faccio è che, poiché questo carattere potrebbe essere una x, una slash, un trattino o un numero, quello che faccio è controlla se x fa parte della lista dei caratteri permessi oppure il valore intero di x è compreso fra 0 e 10, perché roll.pins è il numero totale di birilli che possiamo avere, che sono 10. È una costante che io ho deciso di mettere all'interno della classe roll, che tra un po' andiamo a vedere. Come vedete, Python ci permette questa sintassi. In altri linguaggi di programmazione questa cosa non la possiamo fare. Quello che noi dobbiamo fare in altri linguaggi di programmazione è qualcosa di questo tipo: int x maggiore uguale a 0 and int di x minore di roll.pins. Motivo per cui metto minore, perché nel caso in cui abbiamo uno strike abbiamo la x, non abbiamo un numero, non possiamo avere un 10, anche perché con un carattere 10 non lo possiamo scrivere. Int è una variabile built-in che tenta di convertire un qualunque oggetto in un intero, e infatti se vogliamo creare il nostro oggetto che fa questa cosa bisogna implementare il metodo speciale int. Vi ricordo, i metodi speciali iniziano e finiscono con double underscore, ma poi là ci arriviamo. Quindi Python invece ci permette di utilizzare questa sintassi in sostituzione di questa, che è molto più breve ed è anche molto più esplicativa dal punto di vista matematico, perché diciamo che int di x, cioè questo valore, deve essere compreso fra 0 e 10. Abbiamo qua questo new frame, che è una funzione lambda che non fa altro che restituire un dizionario inizializzato in questa maniera. Abbiamo printable rolls, che sono i tiri che devono essere poi stampati, perché voi sapete che i tiri dal punto di vista numerico hanno un valore diverso da quello che poi viene stampato, tipo 10 può essere uno strike, per esempio, ma viene stampato con una x. Rolls sono infatti i valori numerici del tiro. Score è il punteggio di quel frame, e questo comScore significa cumulative score, che è praticamente il punteggio di questo frame sommando tutti quelli precedenti, che è quello che poi a me serve per stampare la schedina, la tabellina della partita.
qua ho messo questo commento. Ho detto sì, per fare una cosa del genere potevo creare una nuova classe chiamata Frame, ma non l'ho fatto perché vi volevo mettere in questo esercizio i dizionari, altrimenti non li avremmo avuti. Ho un'altra lambda expression che semplicemente dice se l'oggetto passato è uno strike. Qua utilizzo la funzione built-in isInstance, che praticamente prende un oggetto e una classe e dice se questo oggetto è di tipo strike o di qualunque sottoclasse di strike. Prima di andare a vedere la prima classe, vi dico come ho strutturato questo codice. Anziché avere un frame che contiene i tiri, io ho un gioco che contiene dei tiri. E i tiri possono essere i classici tiri che vanno da 0 a 9, lo spero e lo strike. Roll è il tiro generico. Il suo costruttore prende due parametri. Il this, abbiamo visto che il parametro implicito per riferirsi allo stesso oggetto, che sì è vero che nella convenzione Python si chiama self, ma io, come vi dicevo, lo posso chiamare Pippo e Paperino, io continuo a chiamarlo this. Ma non lo faccio solamente per questo progetto, io lo faccio sempre, anche per i miei programmi. Non so se voi state notando qua, in Python le proprietà di un oggetto non si mettono qua, ma si fanno nel costruttore. È vero, qualcuno potrebbe dire, ma lo puoi fare anche così, lo puoi fare. Tipo di 0, look ahead di 0. Sì, è vero, funziona, si può fare, però hanno un significato leggermente diverso. Funzionerà ugualmente, ma io in questo caso lo tolgo e faccio quello che si fa sempre. Ovvero, quando voglio definire nuove proprietà di una classe, li metto nel costruttore. Però qualcuno potrebbe dire, ma value non esiste. Non c'è problema, perché Python se la crea con questa riga. Cos'è value? Value è il valore del tiro. Semplice, no? Look ahead significa questo tiro che ho fatto, per calcolare il suo punteggio, quanto avanti devo guardare? Se abbiamo un qualunque tiro che non sia né uno strike né uno spero, non devo guardare avanti. Infatti, io sto settando di default che è uguale a 0. Nel caso in cui sia uno spero, il look ahead deve essere 1, in caso di uno strike deve essere 2. Adesso, queste cose le vediamo dopo, ma prima vi devo spiegare cosa è tutta sta roba. STR è praticamente il metodo speciale che corrisponde a toString. Io converto il valore numerico del valore in una stringa. Questo lo faccio solamente quando il valore del tiro è maggiore di 0. Altrimenti restituisci un trattino. Questa espressione qua è l'equivalente Python dell'operatore ternario. L'equivalente di questa istruzione con l'operatore ternario sarebbe tipo questa. Se il valore del tiro è maggiore di 0, fai questo, altrimenti dammi il trattino. Una cosa che mi sono dimenticato di dirvi è che, a differenza di Java, C, C++ e forse anche C Sharp, Python non ha la distinzione fra carattere e stringa, sono tutte stringhe. Quindi possiamo utilizzare o i singoli apici o i doppi apici. Non c'è quella distinzione, quindi vedete che qua sto utilizzando i singoli apici per definire una stringa, però poco fa vi ho fatto vedere che utilizzavo i doppi apici. Python non li distingue, quindi li possiamo utilizzare in maniera intercambiabile. Prima di passare avanti, questa espressione si legge: mettimi il valore, convertimi il valore del tiro in una stringa se il suo valore è maggiore di 0, altrimenti valuta questa stringa come se fosse un trattino e poi la restituisci, perché str, come per toString, prevede che il metodo ritorni una stringa. Però qui c'è rep, e ha una funzione molto simile a str. Infatti molto spesso semplicemente quello che si fa è di richiamare str. E quello che faccio è semplicemente chiamo la funzione built-in str su this, che implicitamente mi richiamerà questo metodo. Ovviamente non fa la stessa cosa rep, fa una cosa molto simile, una circostanza simile, però per il nostro caso li mettiamo uguali, quindi possiamo andare avanti. Abbiamo questo metodo speciale che si chiama add. Add praticamente permette di definire come sommare due tiri, ovvero definisce come si fa la somma tra oggetti di tipo roll, o meglio come si fa la somma di un oggetto di tipo roll e qualunque altro oggetto. Add prende due parametri, o meglio ne prende uno, che è l'oggetto che vogliamo sommare. Nella fattispecie add funziona facendo roll più b, anzi mettiamo così. E qualcuno potrebbe dire cosa succede nel caso in cui facciamo
la somma di object più role, quello lo vediamo tra un po'. Praticamente io dico, se l'oggetto che noi passiamo è di tipo role o di tipo intero, semplicemente prendi il valore di questo oggetto e lo sommi a object. O meglio, lo sommi a object convertito in intero, perché se object è un intero, questa funzione semplicemente restituirà il stesso valore. Se invece è un oggetto di tipo role, verrà chiamato, come vi dicevo poco fa, il metodo speciale int, che come si fa a convertire un oggetto di tipo role in intero, basta semplicemente ritornare il valore numerico. Ora, cosa significa questa roba qua? Questo, il metodo intanto rAdd significa writeAdd, che permette appunto di gestire le somme di object più role, cioè quando role è il secondo operando. E io sto dicendo gestisci questo caso esattamente come se fosse add. In teoria, in altri linguaggi di programmazione, non dovremmo fare questa roba qua. Giusto? E poi fare semplicemente un return di this più object. Quando abbiamo object più role, la deve semplicemente gestire come se fosse un this più object. E quindi questo automaticamente richiamerà questo metodo. Però possiamo fare anche questa cosa. Io qua non sto dicendo altro che sto definendo la proprietà rAdd e assegnando il metodo add. Quindi questo è una proprietà di tipo callable, perché in Python voi dovete avere un'istruzione che crea una funzione o un metodo come se creasse una variabile che punta a un pezzo di codice. Quest'altro ultimo metodo speciale dice a Python come un oggetto customizzato, in questo caso role, deve essere convertito in un intero. Ora io quello che sto facendo qua in spare è che io sto estendendo la classe role chiamandola spare, che ha dei comportamenti più o meno che noi conosciamo. Di tutto quello che c'è qua, noi dobbiamo cambiare semplicemente il costruttore e il toString, quindi il metodo speciale str. Quando voglio definire uno spare, voglio sapere il tiro precedente. Perché se io ho uno spare significa che io ho come valore 10 meno i birilli che sono stati abbattuti nel tiro precedente. Tipo, se io ho battuto nel primo tiro 7 birilli e mi sono rimasti 3, e io vedo semplicemente la slash, io devo fare 10 meno 7 e mi restituisce 3. E di fatto è quello che faccio. 10 meno il valore del tiro precedente. E gli setto il look ahead di 1. Questo super mi permette di chiamare il costruttore della super classe. E qua io devo dire init. Vedete che quando io chiamo i metodi non devo passare il this, perché quello viene passato automaticamente. E il metodo str semplicemente restituisco una slash. Lo strike è la stessa cosa. Anzi, è molto più semplice di spare. Valore 10, look ahead 2, restituisci una x. Qui ho una funzione, praticamente questa funzione mi servirà poi dopo, come vedremo, per convertire un carattere in un oggetto delle classi che vi ho fatto vedere finora. Praticamente qui passo un carattere e nel caso in cui mi dovesse servire gli passo anche il tiro precedente, di default lo setto a none. Se il carattere è x grande o una x piccola, restituisce un oggetto di tipo strike. Se il carattere è una slash, restituisce uno spare, però io ho bisogno di sapere il tiro precedente, come vi dicevo poco fa. Invece il carattere è un trattino, restituisce un tiro in cui semplicemente il punteggio è 0, altrimenti restituisce un tiro in cui converti il carattere nel suo valore intero. Il cuore di tutto è la classe game. Qui c'è una costante che mi dice quanti frame ho, ne ho 10, e il costruttore di questa classe è esattamente uguale a quello che avevamo visto in precedenza. Semplicemente l'unica cosa su cui perdo tempo è che io ho deciso di avere la proprietà roles con due underscore, quindi in qualche modo è privata, ma sappiamo che niente è privato. Nel caso in cui passiamo sequence, chiamiamo il metodo readSequence in cui passo la sequenza. Qui è rimasto qualcosa di antico, this calculated score, lo possiamo togliere perché ormai non lo uso più. Per controllare se è una variabile tipo non, è meglio utilizzare, anziché l'operatore uguale uguale, isNot. Is è l'operatore Python che permette di definire se due variabili puntano allo stesso oggetto. Perché non è un oggetto che si trova già in Python, built-in, di tipo nonType. Il metodo speciale getItem, che va in coppia con setItem, permette di avere un oggetto come se fosse un indexer. GetItem prende un solo parametro, il parametro è la chiave, che la chiave potrebbe essere intesa o come un indice o come
una stringa nel caso di un dizionario, perché getItem funziona per entrambi. E semplicemente io restituisco il tiro alla posizione della chiave. Questo getFrames ha bisogno di una lunga discussione, per adesso lo sappiamo, ma questa discussione è molto lunga. Andiamo a vedere readSequence, che non è uguale a quelle che abbiamo visto in precedenza. Ho fatto delle modifiche. La prima cosa che faccio è impostare la lista interna roles con una, diciamo, una lista vuota. Io imposto frame a 1, tiro corrente a 0, tiro precedente intanto è non. Faccio questo for. Qua devo fare alcune considerazioni. Io sto facendo il for su sequence, però io sto passando questo sequence a questa funzione built-in che si chiama enumerate. Enumerate è una funzione molto bella di Python, che praticamente per una stringa o per una lista o per qualunque tipo di collezione, ad ogni elemento della collezione associa un indice che va da 0 fino a n-1, dove n è la lunghezza della collezione, quindi in questo caso la lunghezza della stringa. Enumerate quindi restituisce una lista cui ogni elemento della lista è una tupla. Il primo elemento della tupla è l'indice, il secondo elemento della tupla è il carattere, iesimo. Io qua posso mettere una variabile per la tupla, lo posso fare, però Python è intelligente, perché quando noi abbiamo una lista di tuple o abbiamo una collezione in cui ogni elemento è una tupla, noi possiamo dire semplicemente di fare quello che si chiama l'unpacking. Cioè, non è che dobbiamo noi prendere la tupla e poi gestire il primo elemento e il secondo elemento, non c'è bisogno. Noi diciamo che ci sono due elementi per ogni tupla, il primo elemento lo metti nella variabile i, che per me sarà l'indice, e il secondo elemento lo metti nella variabile c. Una cosa visuale che dobbiamo fare è la seguente cosa. Magari facciamo finta che sono tre caratteri, così non impazzisco. Poi metto qua dei puntini di sospensione. La lista è più o meno così. Fammi ricordare com'era fatta la partita. 9-x. Sono 9-x. Quindi questa lista contiene queste tuple. E poiché queste tuple, come dicevo, hanno due elementi, questo elemento verrà assegnato a i e questo verrà assegnato a c. All'iterazione successiva, questa sarà la tupla considerata, i sarà assegnata a 1 e trattino a c. Per il terzo frame, 2 sarà assegnata a i e c a x, e così via per ogni elemento della stringa che rappresenta la nostra partita. Inizio roll con non. Se il tiro corrente è lo 0, cioè siamo al primo tiro, i simboli permessi sono trattino e x per lo strike, sia grande che piccolo. Ovviamente tutti i valori numerici sono sempre compresi. Altrimenti dobbiamo fare delle distinzioni. Se non siamo all'ultimo frame, quindi se il numero di frame è minore di 10, o siamo all'ultimo frame e il tiro precedente non è stato uno strike, i tiri permessi sono il trattino e lo slash. Altrimenti di nuovo abbiamo questo. Sì, questo lo potevo accorpare, è vero, però sarebbe stata una condizione molto più lunga, ho deciso di separarle, è vero, c'è un po' di ripetizione del codice, ma diciamo, ho privilegiato la verbosità all'efficienza per questa parte qua. Vi ricordate di quella funzione fatta mediante una lambda expression chiamata allowedRoll? Bene, qua la utilizziamo, in cui gli passo allowedSymbols, che vengono, diciamo, definiti da queste condizioni, e il carattere messo nella variabile c dal nostro for loop. Se il tiro è permesso, praticamente converte il carattere C in un oggetto, passando il tiro precedente qualora ci fosse. Altrimenti, lancio un'eccezione. Tuttavia, c'è un caso in cui, anche se abbiamo uno spare e uno strike, non dobbiamo fare il look ahead, che è il caso in cui siamo nell'ultimo frame. Quindi nel caso in cui siamo nell'ultimo frame, prendo la proprietà look ahead di roll che viene creata qua, che vi ricordo di default lui mette look ahead di 1 o look ahead di 2 nel caso in cui siamo in uno spare o in uno strike. Nel caso in cui siamo nell'ultimo frame, gli metto 0 in maniera coatta. Il tiro così generato lo appendo alla mia lista interna e praticamente assegno previous roll col tiro corrente. Ora dobbiamo capire se siamo al primo tiro o al secondo tiro di un frame o dobbiamo cambiare frame. Se non siamo all'ultimo frame, e quindi siamo dal frame 1 al frame 9, perché vi ricordo che frame l'ho iniziato con 1, quindi qua in questo caso non sono zero based. Se il tiro corrente è 0, quindi siamo al primo tiro, e il valore del tiro è 10, quindi è uno strike, oppure qui c'è un or, quindi qui c'è un'altra condizione,
il tiro corrente è maggiore di 0, vai al frame successivo e metti tiro corrente di 0. Perché questo cosa significa? Possiamo avere solamente due tiri, perché qua siamo sicuri che non siamo all'ultimo frame. Possiamo avere due casi: o abbiamo fatto uno strike o abbiamo tirato due tiri. Lo strike succede quando il valore del tiro è uguale a 10 e siamo praticamente al primo tiro. C'è un'altra circostanza in cui il valore del tiro potrebbe essere 10 e non siamo al primo tiro. Abbiamo fatto al primo tiro 0 birilli, quindi abbiamo fatto magari una canaletta, e nel secondo tiro abbiamo abbattuto tutti i birilli. In quel caso abbiamo fatto sempre due tiri. Passiamo al frame successivo e azzeriamo il conteggio di current roll. Altrimenti incrementa current roll. Altrimenti si riferisce a questa condizione, quindi qua siamo all'ultimo frame, abbiamo queste condizioni. Se current roll è minore di 2, in ogni caso incrementiamo. Cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che io sono al secondo tiro dell'ultimo frame e devo controllare se abbiamo diritto al terzo tiro. Il terzo tiro potrebbe accadere nel momento in cui abbiamo fatto uno strike al primo tiro o uno spare al secondo tiro. Quello che faccio è sommo i valori degli ultimi due tiri, e questo lo faccio utilizzando contemporaneamente sia l'indicizzazione negativa che lo slicing. Vedete? Qua vediamo che lo stemma destro non è settato, ma sappiamo che viene settato alla lunghezza massima della lista. Questa istruzione restituisce un oggetto di tipo slice. This è un indexer. Sappiamo che questa espressione va a richiamare il getItem di game, e quindi va a richiamare semplicemente questo. Sum è una funzione built-in di Python che fa la somma di tutti gli elementi che stanno in una lista o in una qualunque altra collezione. Però gli elementi della nostra lista sono di tipo roll, e quindi quando lo fa roll più roll si va a richiamare questi due metodi in base a quello che gli serve. Quindi qui sto dicendo: siamo al secondo tiro, controlla se abbiamo bisogno di un tiro successivo, dobbiamo fare almeno 10 punti. E quindi, nel caso in cui non ci sono gli estremi per avere un tiro in più, chiamo break. Break è una parola chiave che c'è anche in tutti gli altri linguaggi di programmazione che abbiamo visto, una parola chiave che permette di terminare in maniera prematura o un for o un while. Però l'abbiamo visto anche per lo switch case. Python non ha lo switch case, però break si comporta nella stessa maniera come gli altri linguaggi. Quindi anche negli altri linguaggi di programmazione, se utilizzavamo il break in un ciclo for o un ciclo while, lo terminava prematuramente. Quindi questo significa che se io gli sto passando una sequenza che è più lunga del dovuto, lui se ne frega perché termina in maniera prematura. E la stessa cosa succede qua. Questa funzione semplicemente è, come vi dicevo poco fa, l'equivalente del toString per questo oggetto di tipo game. Non voglio andare troppo nel dettaglio. No, devo andare un po' nel dettaglio, ci sono alcune cose che vi devo dire. Questa roba qua lasciamola per ultimo, perché si collega a quella cosa che vi dicevo poco fa. Il secondo modo che ha Python per formattare le stringhe è utilizzare il metodo format, in cui praticamente noi qua mettiamo solamente dei placeholder, non mettiamo delle espressioni come facciamo qua per le fstring, solamente dei placeholder mettiamo, fine. Prendendo questo placeholder io l'ho formato con questa roba qua. Ora vi devo dire cosa significa questo join. Perfetto, apro l'interprete di Python. Supponete che ho questa lista hello world. Ora supponete che io voglia unire in una sola stringa tutti gli elementi di una lista. Anziché fare un for loop in cui praticamente appendo di volta in volta un elemento della lista, posso utilizzare il join, che è il metodo della classe stringa, che mi permette di separare ogni elemento della lista con uno spazio. E se ci metto qua ovviamente qualunque altro carattere, tipo la barretta verticale che si chiama pipe, me lo separo con una pipe. E la stessa cosa la faccio qua, io praticamente sto separando i frame con la barretta verticale che serviva per separare ogni frame. E questo lo faccio sia qua che qua, e praticamente il risultato di questa stringa lo metto in questo placeholder qua. Frame line, come vedremo fra un po', è una lista che contiene i frame rappresentati in maniera stampabile. Se abbiamo 10 frame abbiamo 10 piccole stringhe che io voglio semplicemente separare con una barretta verticale, con la pipe. Tutto questo che viene generato qua lo voglio sostituire qua, in cui metto la barretta verticale all'inizio e la barretta verticale alla fine. Se io eseguo questo codice, praticamente mi fa questa roba qua. Ah no, scusate, vabbè, piccola imprecisione.
Line 0 mi fa questa roba qua, che funziona alla stessa maniera. Line 1 mi fa questa roba qua, che è praticamente questa e questa. E line 2 alla fine mi fa questa roba qua. Ognuna di queste cose è generata tramite una lista che contiene questi elementi, quindi in questo caso sono i punteggi o il numero del frame o i tiri di un frame, e poi metto qua le barrette verticali, quindi questa roba qua mi genera questa parte qua interna, e poi io gli metto le barrette verticali all'inizio e alla fine per chiudere la tabella. Cosa fa l'operatore moltiplicazione su una stringa? Semplice, andiamolo a vedere. Mettiamo la stessa cosa che c'è là. Moltiplicato 10 mi fa la ripetizione di una stringa. Qui non faccio altro che prendere la linea tratteggiata e ripeterla per quando è la lunghezza di linea 0, che è semplicemente, siccome line 0, che è questa, che è uguale a questa e anche a questa, si suppone, se ho fatto bene i conti, mi crea una linea tratteggiata che poi io uso in tutte le volte che mi serve, partendo dalla dimensione della linea 0. Tuttavia posso fare questa cosa: gli tolgo due caratteri e poi io faccio questa cosa qua, metto lo più. Anche in Python più mi fa la concatenazione di stringhe, e qua ho modificato la tabella come avevamo fatto in passato. Ora qua devo spiegare una cosa molto importante. Questo è un metodo getFrames che poco fa l'avevo saltato. Qua mi servirà un bel po' di tempo. Ora, questo metodo getFrames fa una cosa molto complicata. Beh, non fa una cosa molto complicata, però fa una cosa che, se non spiegata bene, è controintuitiva. Il risultato esterno è quello di restituire una collezione. Ma non è una lista, non è un dizionario, non è manco una tupla. Però è un qualcosa che a enumerate, in ogni caso, gli va bene. Questo è quello che viene definito un generatore. Che cos'è un generatore? Un generatore è una funzione o un metodo che restituisce degli oggetti come se appartenessero a una collezione. Allora, intanto vi spiego il senso di getFrames dal punto di vista esterno. GetFrames semplicemente prende i tiri che noi abbiamo, perché noi in questo programma non abbiamo un array o una lista di frames, ma abbiamo una lista di tiri. Quindi questi tiri vanno raggruppati, alcuni presi singolarmente nel caso di strike, o alcuni vanno presi a coppia, o addirittura gli ultimi tre vanno presi a tre, se ce ne stanno tre. Quindi questo metodo non l'ho fatto in modo che restituisce una lista, lo potevo fare in quella maniera, ma l'ho fatto in una maniera diversa per introdurvi ai generatori. Un generatore, come dicevo, è un metodo o una funzione che non ha una return, ma utilizza questa parola chiave che si chiama yield. E adesso ci arriviamo. Prima di tutto, vi ricordate di quella funzione newFrame che restituisce questo dizionario fatto in questa maniera? Adesso ci torna molto comodo, anche perché questo generatore getFrames, che come vedete è un metodo quasi normale, ma un comportamento controintuitivo, come vi dicevo, restituisce di volta in volta un dizionario fatto in quella maniera. Quindi questo getFrames non solo ci restituisce un frame, ma anche il punteggio corrente e tutti i punteggi cumulativi, che poi sono quelli che infatti sono mostrati qua. Per punteggio corrente intendevo il punteggio del frame, considerando anche i frame successivi, qualora ci dovessero servire. Allora, andiamo per gradi. Qui faccio delle inizializzazioni, creo un nuovo frame, quindi non faccio altro che enumerare ogni singolo tiro che abbiamo in Rolls. Rolls è una lista, quindi enumerate se lo carica facilmente, e sappiamo che abbiamo in i l'indice dell'iesimo tiro e il valore del tiro. Ovviamente sono valori numerici presi singolarmente. Lo scopo di questo metodo, come dicevo poco fa, è di raggruppare i vari tiri. Allora, la prima cosa che faccio è prendere l'elemento del dizionario printable rolls, e poiché è una lista, inizializzato come una lista vuota, e appendo la rappresentazione come se fosse una stringa del tiro, perché questo è un oggetto tipo roll o strike o spare, una di quelle poi estesa, giusto? Rolls invece, anziché del valore string, gli metto il valore numerico, e questo possiamo fare perché avevamo implementato il metodo speciale int, e score, che è inizializzato con 0, semplicemente lo incremento al valore del tiro. Praticamente questo ciclo non fa altro che appendere i tiri sia come stringa che come intero, e di sommare il loro valore
fintando che poi non devono essere ceduti. Infatti non sto utilizzando restituiti, ma ceduti, perché yield significa cedere. E questo succede quando non siamo all'ultimo frame e siamo in uno strike, oppure il numero di tiri è uguale a 2. Siccome framed rolls è una lista, quando la lunghezza di questa lista è esattamente uguale a 2. In questo caso, noi cosa facciamo? Prendiamo il punteggio del frame e lo sommiamo, lo incrementiamo con la somma dei punteggi calcolati con il look ahead. Infatti io gli dico somma i tiri che stanno da i più 1, quindi dal tiro successivo in poi, fino a i più look ahead più 1. Quando facciamo lo slicing e i due estremi sono uguali, restituisce una lista vuota, e questo lo possiamo vedere prendendo la nostra lista e facciamo 0 di 0. Restituisce una lista vuota. Se il look ahead è 1, restituisce un elemento. Se il look ahead è 2, restituisce due elementi, che sono esattamente uno o due tiri successivi. Quindi vedete che anche quando look ahead è 0 non dobbiamo fare un if particolare, perché questa lista sarebbe vuota e la somma sarebbe semplicemente 0, quindi non dobbiamo gestire manco un caso particolare. E la somma cumulativa è data dal punteggio del frame più il punteggio del frame precedente, se c'è un frame precedente. Altrimenti mettiamo come nel punteggio cumulativo semplicemente il punteggio del frame, quindi questo significa che siamo nel primo frame. Quindi questo for esterno viene eseguito per esempio due volte nel caso in cui abbiamo un tiro che non sia uno strike, appendendo e sommando i punteggi di conseguenza. Quando ho ottenuto i tiri sufficienti per un frame, fa lo yield. Yield funziona come una return. Alla funzione chiamante restituisce un oggetto, che in questo caso è il dizionario frame. Tuttavia, yield non cancella la funzione, resta sempre in memoria, perché nel momento in cui viene richiamata, continua la sua esecuzione da dove aveva lasciato. E questa è la differenza fra yield e return. Return, la funzione termina e non esiste più. Yield invece restituisce il valore che deve restituire, ma conserva il suo stato. Infatti quando viene richiamata riprende da qua, riprende, e non da qua sopra. Quindi quello che farà è settare prem frame con frame, reinizializzare frame con un new frame, quindi con quel dizionario, e incrementiamo end frame più 1. E riparte. Cioè il ciclo poi continua, perché qua non c'è più niente, e fa questa cosa qua. Nel caso in cui siamo nell'ultimo frame, devo semplicemente gestire se ho 2 o 3 frame, continuo a iterare per vedere di quanti tiri ho bisogno, se sono 2 o se sono 3, e poi fai yield frame. Però qua vedete che dopo yield frame non faccio nient'altro, perché non devo creare un nuovo frame, non devo incrementare il new frame, perché siamo all'ultimo frame, e poiché sicuramente qua avrà finito tutta l'iterazione, quando il metodo finisce poi significa che il generatore ha finito di generare, e quindi il for che l'aveva richiamato ha terminato. Quindi i generatori permettono di creare anche delle liste infinite. Il modo in cui possiamo generare liste infinite sono delle liste di cui il valore si può generare, tipo per esempio, che ne so, la sequenza di tutti i numeri pari, 2, 4, 8 e così via. Siccome quei valori vengono calcolati, noi non li stiamo mettendo tutti in memoria, anche perché non li possiamo mettere tutti in memoria. Noi possiamo richiamare un generatore che dice dammi il prossimo numero pari. Io qua chiamo il generatore in cui dico dammi l'elemento successivo, dammi il frame, in questo caso successivo. E questa differenza chiave fra un generatore e un metodo o una funzione classica con la return. Benissimo, pinguini! E io sono riuscito anche questa volta a spiegarvi Python in un'ora. Benissimo, pinguini, questo video conclude lo speciale di 7 linguaggi in 7 giorni. Abbiamo imparato 7 linguaggi, però c'è un video in meno. Intanto io da settimana prossima riprendo con la programmazione naturale di questo canale, che abbiamo il lunedì breaking news, di mercoledì inizio con il vlog, quindi non farò subito un altro video di Code Academy, ne ho fatti talmente tanti. E il venerdì, come al solito, si alterneranno Under the Hood e FK Storia. Però io vi ho promesso 7 linguaggi, ci sono 7 linguaggi, però io vi ho promesso anche 7 video, quindi ci abbiamo un video in meno. Qualcuno ha fatto qualche proposta nei commenti, ma io già ho risolto.
ma non lo faranno nell'immediato, quindi qualche tempo passerà. Intanto godetevi gli altri video che porto su questo canale. E poi, quale sarà lo speciale dello speciale? Lo scoprirete nelle prossime settimane. E io, come al solito, vi ringrazio per aver ascoltato fino a questo punto e ci vediamo alla prossima. Ciao, Kilo!